È il supplemento ergogenico più efficace che esista a livello sportivo. Sicuramente ne hai sentito parlare e molto probabilmente l'hai utilizzata. Trova applicazione da decenni in tantissimi sport e ci sono centinaia di studi scientifici che ne testimoniano tutti i benefici. Stiamo parlando della creatina, che sarà l'oggetto di questo video che, attenzione, sarà probabilmente il più completo che puoi trovare sul web. Quindi allaccia le cinture. Il video sarà diviso in quattro parti. Anzitutto parleremo della contrazione muscolare e del meccanismo di azione della creatina. In poche parole, cosa fa? In seconda battuta andremo a vedere quelli che sono i benefici che, attenzione, non sono soltanto da un punto di vista di performance sportiva. Nella terza parte andremo a vedere quella che è la modalità d'assunzione, quindi come trarre al massimo gli effetti della creatina. E l'ultima parte, la più succosa, sarà il Mythbusters. Ossia andremo a sfatare tutti i miti riguardo alla creatina, se fa perdere i capelli, se è vero che può essere utilizzata sulle donne, se è vero che porta a ritenzione idrica. Insomma, tanta roba, quindi preparati. E andiamo col video. Prima di iniziare, lo so ragazzi che è fastidiosissimo, qua sotto c'è un pulsante, che è il pulsante iscriviti. Molti di voi vedono anche assiduamente i video, ma si scordano di premerlo. A voi non costa niente, a noi invece dà un segnale molto chiaro. Continuate a fare questi video perché ci piacciono. Quindi per supportare il canale non scordatevi di cliccarlo e andiamo al video. Partiamo con il capire come funziona la contrazione muscolare. Stiamo preparando un video sulla contrazione muscolare, quindi non entro troppo nei dettagli. Ma per ora quello che ci interessa sapere è che ci sono due ingredienti fondamentali. Il calcio, gli ioni calcio più, e l'ATP, l'adenosina trifosfato. L'adenosina trifosfato è un'adenosina con tre gruppi fosfato. Ora, questo legame col gruppo fosfato è un legame che è carico di energia e questo è il motivo per cui l'ATP è la nostra moneta energetica per il nostro corpo. Quindi qualsiasi cosa dobbiamo fare, il nostro corpo utilizzerà proprio questo ATP. È un po' come l'euro per l'Italia o l'euro per la Francia o la sterlina per la Gran Bretagna, i dollari per gli Stati Uniti, insomma la moneta che circola nel nostro corpo. Ma come funziona il dettaglio? Questo è il processo iniziale. L'ATP va a rompere uno dei suoi legami con un gruppo fosfato. Questa rottura di legame libera tanta energia che possiamo utilizzare, ma a questo punto ci ritroveremo con ADP, perché i gruppi fosfati saranno due e quindi avremo adenosina difosfato. Il nostro tessuto muscolare ha una certa riserva di ATP, quindi un pochetto per i primi secondi può consumare l'ATP che ha messo da parte, ma logicamente questo a un certo punto finisce. Questo è il motivo per cui deve fare affidamento a un secondo meccanismo che, vuoi caso, nel nostro corpo abbiamo. Quello che possiamo fare nel dettaglio è sfruttare questo ADP che ci è rimasto, perché in fin dei conti sono due gruppi fosfato, ne servirebbe soltanto un terzo per tornare a formare ATP. E la domanda è: questo gruppo fosfato da dove lo prendiamo? Immaginiamo che qua si va a rompere un legame, questo legame va a liberare energia e a questo punto, avendo questa adenosina di fosfato, dovremo cercare di inserire un altro gruppo fosfato. Ecco, quest'ulteriore gruppo fosfato lo possiamo prendere da un altro substrato che abbiamo nel nostro tessuto muscolare, che è questo qua, PCR, ossia fosfocreatina. Un enzima che si chiama creatinchinasi va a rompere il legame tra il gruppo fosfato e la creatina e permette al gruppo fosfato di essere ceduto e di arrivare a riformare ATP. Quindi sostanzialmente l'ATP diventa ADP, io lo vado a riprendere, prendo un gruppo fosfato dalla creatina, riformo ATP e questo mi permette di riutilizzarlo ancora. Questo sistema, che è denominato un sistema anaerobico a lattacido, quindi in assenza di ossigeno e in assenza di lattato come scarto, che è quello che avviene quando abbiamo una glicolisi anaerobica, ma di questo parleremo, è un sistema che ci permette di tenere botta, quindi continuare la contrazione per qualche altro secondo di contrazione. Normalmente si parla fino ai 10-15 secondi, ma varia molto dal soggetto. E questo è il punto interessante. In base a cosa varia? Come possiamo permetterci di continuare il più possibile con questa contrazione? Ecco, varia fondamentalmente a due aspetti: le riserve di ATP, ma anche, logicamente, le riserve di fosfocreatina del nostro tessuto muscolare. Più abbiamo riserve, più questo meccanismo può continuare, più secondi di sforzo massimo riusciamo a sostenere. E attenzione, notate che io parlo di secondi in cui posso sostenere lo sforzo. È un punto molto importante per quanto riguarda i benefici, ma ci arriveremo tra un attimo. Aperta e chiusa parentesi, durante i tempi di recupero, quando quindi recuperiamo tra una serie e l'altra o tra un allenamento all'altro, logicamente il nostro corpo va a ripristinare le sue riserve di fosfocreatina. Questo è permesso tramite un processo che si chiama fosforilazione ossidativa, che, da come denota il nome, è un processo in aerobiosi, quindi in presenza di ossigeno. Questo sta alla base del fatto che non dobbiamo vedere i sistemi energetici come compartimenti stagni, cioè lavoro in anaerobico o lavoro soltanto in aerobico. C'è sempre un mix in funzione di quello che stiamo facendo.
Chiusa parentesi. Passiamo quindi alla seconda parte. Quali sono i benefici della creatina? Il primo beneficio di cui si parla è un aumento della forza, cioè la persona riesce a sollevare di più. Ora, rifacciamoci a quello che abbiamo visto. In realtà l'aumento della forza non è un aumento della capacità contrattile di per sé. Meglio, questo è stato visto in minima parte, ma soprattutto di quanto tempo la persona riesce a fare affidamento su questo sistema grazie all'integrazione di creatina. In poche parole, se ho un'alzata massimale che sale lenta, grazie alle riserve di fosfocreatina riesco a generare più forza per più tempo e quindi a chiudere l'alzata, per cui il mio massimale verosimilmente sarà più alto. Quindi quello che la creatina soprattutto fa, e il resto sono adattamenti che sono in realtà indiretti, è quello di permetterci di sostenere questo processo che sta su sforzi che sono submassimali, caso il bodybuilding si parla dall'1 al 5 RM, per un filo più di tempo, e questo logicamente porterà dei progressi nell'atleta, nell'adattamento del tessuto muscolare. Quindi effettivamente diventiamo più forti, ma in maniera indiretta. Ovviamente altro beneficio indiretto che però è stato visto in maniera concreta è l'aumento della massa muscolare, cioè la creatina porta effettivamente a un aumento di muscoli. Ora, questo deriva sia dal miglioramento della performance, logicamente di stimolo, ma anche, come vedremo, da un miglioramento del partizionamento dei nutrienti. In particolare, la creatina appartiene a quella famiglia di supplementi che vengono definiti GDA, Glucose Disposal Agent, perché ha una sinergia molto importante con i sistemi di captazione dei carboidrati all'interno del tessuto muscolare. Si è visto poi che la creatina tende a migliorare il recupero da una sessione all'altra, questo sia per l'aumento e la miglior captazione delle riserve di fosfocreatina, che in realtà avviene nei primi minuti dopo lo sforzo, ma sia anche per una riduzione di quelli che sono i DOMS e i danni muscolari. Quindi probabilmente impatta anche su quello che è il meccanismo dell'accumulo di ioni calcio più nel citoplasma, che è uno dei fattori che più influenzano la fatica in senso ampio dell'allenamento in sala pesi. Ci sono poi alcuni studi che indagano e sembrano portare a un ottimo riscontro di quello che sono i benefici della creatina per gli effetti cognitivi. In effetti la creatina è presente anche a livello cerebrale e dunque l'idea è che la creatina porti a miglioramento delle performance cognitive, soprattutto in situazioni di stress o per esempio di carenza di sonno, ma questo campo richiede ulteriori indagini. Ovviamente poi gli effetti sulla massa muscolare e sulla performance hanno portato la creatina ad essere studiata anche per l'utilizzo su popolazioni anziane, quindi per tamponare quella che è il processo di sarcopenia, e quindi sembra avere un ottimo impatto a livello di anti-aging come supplemento per l'invecchiamento, contro l'invecchiamento. Quindi i benefici sono molteplici, e la cosa che tendo a sottolineare in questo caso è che non parliamo di benefici sospettati da qualche studio, ma di centinaia di studi in letteratura che ne confermano dei benefici solidi che possono essere misurati e che sono rilevanti nell'atleta. In poche parole, non parliamo di quel supplemento appena nato che secondo qualche studio potrebbe fare qualcosa che poi alla fine non te cambia niente. L'utilizzo di creatina nel lungo periodo per l'atleta può portare a una differenza concreta, visibile. Benissimo, partiamo adesso sul come assumerla. Come possiamo sfruttarla al massimo benefici? Partiamo col presupposto che la creatina è un supplemento che funziona ad accumulo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che ha un effetto acuto nel momento in cui la assumo, cioè la assumo, ce n'ho di più, la utilizzo, fine. No, in realtà la creatina richiede un'assunzione periodica in modo da aumentare quelle che sono le riserve di fosfocreatina muscolare. Sia l'allenamento in sala pesi sia anche l'utilizzo di creatina portano ad aumentare in parallelo il contenuto, quindi vanno a sovracompensare. È un po' come quando inizi la collezione dei pop, no? Hai visto i pop? Ecco, perfetto. Inizi la collezione, te ne prendi 2-3, ok, perfetto, li metti da una parte. Te ne prendi 3-4, li metti da un'altra parte. Poi a un certo punto, quando inizi a entrare in fissa e te ne compri tanti e ci spendi un sacco di soldi, devi fare uno spazio apposito per tenerli tutti quanti, che poi diventano due spazi e poi diventeranno sempre di più. Il nostro corpo fa questo: più creatina riceve, più inizialmente se ne mette da una parte, poi inizia a trovare degli spazi appositi e va quindi a sovracompensare quelle che sono le sue scorte. Quindi quando ci alleniamo partiremo che avremo più scorte di fosfocreatina muscolare. Quindi già per questo in realtà il quando esattamente assumerla non ha così grande impatto e rilevanza. L'importante è assumerla in cronico, nel lungo periodo. Questo report del 2013 si fa un po' il punto della situazione sulle modalità di assunzione, e nello specifico si identifica la possibilità di fare un periodo di carico, quindi un periodo in cui si inizia a caricare tanta creatina per poi stabilizzarsi, o un periodo di mantenimento. Il periodo di carico prevede uno 0,3 grammi per chilo di peso corporeo per 5 giorni, quindi un soggetto che pesa 80 kg più o meno dovrebbe assumere 25 grammi di creatina al giorno per i primi 5 giorni, che è un sacco di creatina. Poi successivamente un periodo di mantenimento di 0,03 grammi per chilo di peso corporeo, quindi il nostro soggetto di 80 kg più o meno dovrebbe assumere al giorno un 2,5 fino a 3 grammi di creatina. Ovviamente atleti più pesanti richiederanno di più, quindi periodi di carico che vanno anche fino a 30 grammi di creatina al giorno e periodi di mantenimento che vanno dai 3 ai 5 fino anche 25
puntualmente hai 7 grammi di creatina al giorno. Di contro all'approccio con il carico di creatina c'è un approccio standard, ossia iniziano a integrare e mantengono una dose fissa di più o meno 5 grammi per atleti di 70-80 kg, per atleti molto pesanti posso arrivare a 7-8 grammi al giorno tutti i giorni. Vedremo poi, parlando dei miti della creatina, se questo approccio e periodo di carico serve, è veramente indispensabile, o quando vale la pena andare direttamente al periodo di mantenimento senza impazzire. Ora, la domanda principale della creatina è quando assumerla, perché anche qua ci sono diverse campane. In questo studio di Ribeiro e colleghi del 2021 si fa il punto della situazione e in particolare si riflette su alcuni principi molto interessanti. Per capirlo dobbiamo un attimo fare una brevissima parentesi su quelli che sono i meccanismi di trasporto intra ed extracellulare del nostro corpo. Abbiamo due meccanismi di trasporto diversi, un trasporto attivo e un trasporto passivo. Il miglior modo per spiegarli è immaginarsi di avere una pallina e una gigantesca collina, montagna, quello che ti pare. Questa è la nostra montagna, come vedi è ben fatta, ci sono pure gli alberelli sotto, quindi entriamo nel vivo. Questo invece sei tu, che sei straordinariamente grosso rispetto alla montagna, non so le proporzioni, non so il mio forte. E questa è la tua pallina, che è una pallona, una palla di neve, ok? Cerchiamo di usare la fantasia, perdonate. Ora, qual è il discorso? Se io la pallina la devo portare sopra la montagna, dovrò spendere dell'energia, devo faticare, perché la devo prendere, la devo trascinare, portare, eccetera, e a un certo punto arriverò sopra la montagna. Ma se io da qua, che sono sopra la montagna, ho la mia pallina e la devo far scendere verso il basso, allora in questo caso non devo spendere energia perché avrà accumulato la sua energia cinetica che si disperde, quindi quella va da sola. Ecco, la differenza è questa. Questo è il trasporto attivo e questo è il trasporto passivo. Meccanismi di trasporto attivo sono dei meccanismi che richiedono energia perché normalmente prevedono di cercare di inserire all'interno della cellula un qualcosa di cui la cellula è già ricca. Quindi non avvengono in automatico, serve un qualcosa, serve un meccanismo che può essere una pompa, sono delle proteine di trasporto, eccetera. Meccanismi passivi invece sono il contrario, sono meccanismi che avvengono automaticamente perché normalmente prevedono una miglior distribuzione, questo è un principio dell'entropia in generale, tra l'intra e l'extracellulare, quindi in questo caso non avrò bisogno di energia. Ecco, nel caso della creatina, per inserirla all'interno della cellula sfruttiamo un meccanismo attivo, quindi abbiamo bisogno di energia. In particolare abbiamo bisogno di diversi protagonisti, ossia innanzitutto il sodio, lo ione sodio, Na+, e di una proteina di trasporto specifica che è la proteina di trasporto della creatina, CREAT. Le proteine di trasporto sono, immaginiamole come dei vigili nella dogana, la membrana cellulare è la nostra dogana, là ci sono dei vigili che ti scortano e ti assicurano che entra quello che deve entrare, bla bla bla. Quindi ovviamente, essendo fondamentale il sodio, la pompa che è direttamente coinvolta è la famosa pompa sodio-potassio, che va a regolare in particolare l'acqua tra l'intracellulare, e il potassio va a tirare a livello intracellulare, e extracellulare, quindi il sodio agisce a livello extracellulare. Perché è importante capire questo? Perché c'è un momento specifico e una cosa specifica che possiamo fare per aumentare l'attività di entrambe le cose, quindi sia l'attività della proteina trasportatrice sia anche della pompa sodio-potassio, e questa è l'allenamento. Quando ci alleniamo questa attività va ad aumentare. Questo è dovuto a diversi meccanismi, ma è logicamente un principio di adattamento, cioè a livello muscolare serve che arrivi più acqua, c'è una situazione di iperemia, di maggior afflusso di sangue nel muscolo, e vogliamo trarre vantaggio da tutta questa situazione qua. Durante l'allenamento, avere creatina durante l'allenamento disponibile sembra poter portare a dei benefici. Ora, è un qualcosa che sappiamo per certo? No, assolutamente no. È un qualcosa che teoricamente sembra funzionare, negli studi sembra non esserci una grande differenza, però nel dubbio vale la pena sfruttarla. E vi dirò la sincera verità, dal mio punto di vista la cosa più importante non è tanto tutto questo meccanismo, che, diciamoci la verità, fa comodo, è il fatto che se non l'assumo durante l'allenamento me la scordo sempre. Quindi per me è molto più semplice semplicemente inserirla nello shaker durante l'allenamento, nei miei giorni off, nello shaker che metto durante il cardio, e la magia è fatta. Avrò assunto la mia creatina nell'ordine 5-7 grammi al giorno e quello. Ora, tornando al discorso dei benefici, sempre riguardo alla modalità d'assunzione, può essere molto interessante andarla ad assumere insieme ai carboidrati. E questa è una cosa che bene o male si è sempre detta. L'idea era quella di sfruttare il picco insulinico per cercare di veicolare più creatina al muscolo. In realtà il discorso è quasi inverso. Cioè, la creatina di per sé porta dei benefici nel ripristinare le scorte di glicogeno muscolare. Cioè, velocizza il processo. Quindi creatina più carboidrati o creatina più carboidrati
carboidrati più proteine portano un uptake più veloce del glicogeno all'interno del muscolo, e questo dovuto al suo effetto per l'appunto di GDA, di glucose disposal agent. Quindi assumerla durante l'allenamento assieme a dei carboidrati liquidi è sicuramente un'ottima soluzione per cercare di avviare quanto più velocemente possibile quelli che sono i meccanismi di sovracompensazione del glicogeno, quindi di recupero del nostro muscolo. Questo ci permette di recuperare più velocemente, di crescere di più e di allenarci anche con più frequenza. Quindi tutto sembra perfetto. Ok, arriviamo adesso all'ultima parte, quella del myth busting, quella più succosa in assoluto. Vedremo quelli che sono i principali miti della creatina e andremo a demolirli, cioè a dire proprio demolizione. Chris, mettimi una grafica figa sulla demolizione qua, proprio. Primo mito, la creatina fa male ai reni? Din 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 din. L'idea che la creatina faccia male ai reni deriva da cosa? Dal fatto che quando assumiamo creatina, andiamo poi a fare degli esami del sangue, vedremo che i livelli di creatinina sono elevati. La creatinina è un marker delle analisi ematochimiche che viene associato alla funzionalità renale. In poche parole, se ho tanta creatinina, i reni non stanno probabilmente funzionando bene. Questo è vero se non per il fatto che la creatinina è associata anche a cosa? A massa muscolare, quindi più masse muscolari ho, più i miei livelli di creatinina tenderanno a essere elevati. A danno muscolare, perché se mi sono allenato e ho creato un danno muscolare, è normale che ci sia più creatinina nel sangue. E in ultimo, dall'assunzione proteica, in particolare della creatina, cioè se assumo creatina è normale che la creatinina sia più elevata. Quindi da qua la confusione. Se andiamo a vedere infatti questa review di Persky e colleghi, dove si va ad analizzare la farmacocinetica della creatina, in questo studio si fa riferimento a un'altra review di Rosen e colleghi, dove si è visto che la supplementazione di creatina riguarda più o meno tra l'8 e il 74% degli atleti e entusiasti del fitness, quindi capiamo numeri super precisi. Ma anche stando al minimo di questo range, quindi immaginiamo l'8%, si sta parlando di migliaia di persone che utilizzano la creatina. Quindi che cosa si sta dicendo? Che se dal 92 abbiamo migliaia di persone che utilizzano la creatina, ma non abbiamo nessun dato che va a evidenziare un aumento dei casi di problematiche renali, allora quello che possiamo dire è che sembrerebbe non esserci nessuna associazione tra utilizzo di creatina e danni a livello renale. In effetti questo non è stato riscontrato neanche negli studi clinici, quindi non ci sono evidenze né nel ramo aneddotico né in quello epidemiologico e neanche in quello clinico, per cui questo mito possiamo considerarlo sfatato. Altra domanda è sicura nel lungo periodo? Ora anche qua a livello clinico non sono state viste problematiche di alcun genere. In questo report del 2013 si va a evidenziarne la sicurezza anche per adolescenti e ragazzi molto giovani, quindi anche in questo caso non sembrano esserci problemi dall'utilizzo di creatina. L'unico side, come si legge in questo report del 2013, è quella che può essere la ritenzione idrica. Ecco qua un altro mito che vogliamo analizzare, Bernarello. Ritenzione idrica, la creatina dà ritenzione idrica? E qua riprendiamo il nostro esempio della nostra bella montagna, che la prendo sempre al contrario oggi alla lavagna, la nostra bella montagna, meccanismi attivi e passivi. E come abbiamo detto, i meccanismi passivi sono meccanismi che si basano sul fatto di equilibrare quella che è l'omeostasi tra i diversi compartimenti. Poche parole, se ho una stanza piena di omini con la maglietta rossa e una stanza con pochi omini con la maglietta rossa e tanti blu, io voglio avere due stanze che hanno lo stesso numero ciascuna di omini con la maglietta rossa, blu, omini. Non so perché ho fatto questo esempio. È un principio dell'entropia, sostanzialmente. La distribuzione tende sempre a uniformarsi. L'entropia tende sempre a aumentare nel tempo. Quindi è possibile che l'aumento delle concentrazioni di creatina intramuscolare vada a cambiare la pressione osmotica intracellulare, portando dei cambiamenti di acqua. In effetti in molti studi è stato visto che l'integrazione creatina ha portato un aumento della total body water, quindi della ritenzione di acqua nel nostro corpo. Questo è il motivo per cui la creatina si sconsiglia per esempio in categorie di peso molto strette, cioè atleti che devono rientrare nel peso magari evitassero di utilizzare la creatina a ridosso della competizione. In questo studio del 2003 pubblicato sul Journal of Athletics Training si è visto infatti un guadagno di una maggiore acqua corporea intra ed extracellulare, ma per esempio in quest'altro studio non si vedono le stesse differenze. Quindi personalmente quello che vi posso riportare è la mia esperienza personale. L'utilizzo di creatina in fasi di mantenimento nel cronico non porta a ritenzione idrica, non è un qualcosa di visibile. Viceversa, abbiamo un effetto di forte ritenzione idrica quando facciamo i periodi di carico, quindi quando si iniziano a prendere 25-30 grammi di creatina al giorno, perché un tempo si consigliava di fare solo quello, quella era la modalità, ecco là si va a vedere e percepire proprio anche visivamente un accumulo di acqua che, ricordiamo, serve sempre equilibrio, quindi un aumento dell'acqua intracellulare comporterà poi un omostato
fasi del corpo che va ad equilibrarlo con un aumento dell'acqua extracellulare. Quindi sostanzialmente tratteniamo più acqua. Sta per uscire un video sull'acqua, sui compartimenti d'acqua, quindi rimando a quello, sarà veramente ghiotto. Ora, altra domanda, la creatina fa perdere i capelli, anche questa super gettonata. Allora, il grosso delle speculazioni che riguardano questa relazione tra la creatina e la perdita dei capelli deriva da uno studio fatto da Van der Merwe, cioè senti come Van der Merwe, e colleghi. In questo studio dei ragazzi del college che giocavano a rugby avevano utilizzato la supplementazione di creatina di 25 grammi al giorno per 7 giorni, seguita poi da 5 grammi al giorno per altri 14 giorni, quindi classica fase di carico, fase di mantenimento. Ora, in questo caso si è visto un aumento dei livelli di DHT, di diidrotestosterone. Che cos'è il diidrotestosterone? Si tratta di un ormone che è principale responsabile di molte proprietà androgeniche del nostro corpo. Quando questo ormone va ad arrivare ai bulbi dei capelli, tende a farli perdere, almeno i capelli che sono sensibili. Quindi da qua la creatina farà perdere i capelli. Ora, primo punto, questa correlazione tra creatina e livelli di DHT, abbiamo visto nello studio di Van der Merwe, non so perché faccio così, professionale Ludo, sì professionale, sono risultati che non sono stati replicati in alcun altro studio. Oltre a questo, se andiamo a vedere lo studio in questione di, hai capito chi? Questo studio ha visto che i livelli di DHT del gruppo che ha utilizzato la creatina erano tendenzialmente più bassi in origine del gruppo placebo. Quello che abbiamo visto è che alla fine il gruppo placebo ha visto una leggera diminuzione dei livelli di DHT, il gruppo che ha utilizzato creatina ha visto una normalizzazione, quindi leggera elevazione dei suoi livelli di DHT, quindi di media questo ha portato a un risultato che è stato identificato come significativo, ma di nuovo non è stato replicato e sicuramente andare a vedere anche un aumento dei livelli di DHT non vuol dire automaticamente che ci sia una perdita di capelli. È come dire che il ketchup ha un impatto antiossidante perché contiene il pomodoro che contiene a sua volta il licopene, bla bla bla. Questo è uno dei bias e delle limitazioni di molti studi scientifici. Ora, altro mito, il carico della creatina. Abbiamo già visto le modalità di carico, quindi la faccio breve. Quando serve il periodo di carico? Normalmente quando dobbiamo caricare in poco tempo, cioè il vantaggio principale del periodo di carico è che ci permette di sovracompensare le scorte di fosfocreatina muscolare in meno tempo, che è una cosa che serve, non so in che situazione, voglio subito, non ho pazienza, voglio vedere subito se sta creatina funziona, lo faccio, però il grosso di quello che assumi nel periodo di carico lo pisci fuori, detto in modo molto professionale, sto degenerando, quindi la maggior parte dei casi direttamente il periodo di mantenimento, stiamo sui 5-7 grammi al giorno in base al nostro peso. Ora, ultimo mythbuster, servono diverse forme di creatina, ci sono forme più funzionali, migliori di altre, ecco, qua voglio citare un capolavoro, che è il capolavoro di José Antonio, che è stato pubblicato nel Journal dell'International Society of Sport Nutrition. Qua si dice che non ci sono delle pubblicazioni che hanno passato la fase di peer review che possano testimoniare come ingerendo le stesse quantità di sali diversi di creatina, quindi creatina effervescente, creatina etilestere, creatina tamponata, creatina nitrata, creatina di peptide, micro amount di creatina contenente, creatina serum, quello che te pare, eccetera. Insomma, quello che fai, non ci sono pubblicazioni che ne testimoniano un vantaggio a livello di capacità di storage del muscolo rispetto alla creatina monoidrato. Quindi, la creatina monoidrato è in assoluto la migliore che possiamo utilizzare e non serve andare a investire su altre diverse forme, non hanno un vantaggio specifico. E questo ci porta a introdurre il nostro sponsor della giornata. Aspetta un attimo quello spot. Ah, sono diventato ufficialmente Tsunami. Allora, lo sponsor di oggi è la nuova creatina Tsunami Creapure. Che ho anche... dove sta la Creapure? Questa è la nostra Creapure, è un prodotto che attualmente che sto registrando il video è appena uscito in edizione limitata ed è una creatina micronizzata certificata Creapure. Quindi se la monoidrato è la forma migliore, la micronizzata permette di digerirla più facilmente. Alle scale ogni volta. Però cercate di andare su un prodotto che è brevettato e certificato, come in questo caso la Creapure, che è uno dei prodotti più importanti al mondo. Qua sotto in descrizione trovate il link al prodotto e utilizzando il codice RHINO15 potete non soltanto prendervi un altro 15% di sconto, che è molto ghiotto, ma anche supportare questo progetto. E anzi, grazie a tutte le persone che ci supportano, ci stanno supportando utilizzando il nostro codice, iscrivendovi al canale. Grazie, grazie, davvero. È super super percepito. Ok ragazzi, questo è tutto anche per questo video. Spero di avervi dato degli spunti interessanti. Scrivete qua sotto qualsiasi commento, approfondimento che volete e sicuramente lo faremo, e noi ci vediamo al prossimo video.